Forse qualcuno l'avrà già visto, è estremamente emozionante, è molto bello, ha una peculiarità, è una rievocazione, non è uno spettacolo. E quindi c'è una piccola regola, un piccolo sforzo che vi chiediamo, che è quello di contenere gli applausi fino alla fine dello spettacolo. Sarà difficile in certi momenti, ve lo assicuro, però aspettate in modo da poter più entrare nell'atmosfera. Io sono contento che stasera ci sia sul palco anche Antonio Zanoletti, che è un regista di teatro, doppiatore, che, al quale sono molto affezionato anche dal punto di vista, diciamo, didattico, poiché ho avuto modo in più occasioni di seguire delle sue lezioni. È molto bravo. Ringrazio anche Sergio Di Benedetto, che questa sera reciterà insieme ad Antonio, che è un drammaturgo, membro della Compagnia dell'Eremo di Santa Caterina. E naturalmente un grazie molto importante al Coro Alpino Prealpi Don Luigi Coldani. Io vi auguro buona serata, vi auguro buona stagione, spero vi piaccia. Per qualsiasi domanda, per qualsiasi proposta, per qualsiasi anche critica, meglio domande e proposte, non esitate a venire da me. Buona serata. Grazie. Degli Alpini venne fondato con il Regio Decreto 1056, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 15 ottobre 1872 e firmato da Re Vittorio Emanuele II. Il decreto, che prevedeva una riorganizzazione dei distretti militari, stabiliva la nascita di 15 compagnie che operassero nelle zone alpine. L'idea della nascita di un corpo combattente alpino fu dell'ufficiale Giuseppe Domenico Perucchetti, il quale sostenne la necessità che il Regio Esercito Italiano si dotasse di corpi militari esperti nel combattimento in montagna. Per far questo era necessario ricorrere al reclutamento locale nelle valli, così che i soldati alpini fossero già abituati alla rigidità della montagna e alla conoscenza dei luoghi. Presto venne adottato il cappello grigio-verde con la penna nera, che richiama l'Aquila, regina delle Alpi. Con il tempo le compagnie alpine crebbero di numero e negli anni 30 nacquero le divisioni alpine, i cui nomi sono familiari ancora oggi: Taurinense, Tridentina, Iulia, Cunense, Usteria e Alpigraie. Intanto gli alpini parteciparono a tutti i conflitti a cui prese parte il Regno d'Italia, dalle campagne d'Africa alle due guerre mondiali. Con l'avvento della Repubblica vennero formate 5 brigate alpine, oggi ridotte a 2, la Iulia e la Taurinense, impegnate in missioni militari all'estero. Nella loro storia gli alpini hanno regalato un patrimonio di scritti e canti, nati spesso sui campi di battaglia dove si consumava il sacrificio di tanti giovani italiani. Di questo patrimonio stasera vi vogliamo dare un piccolo assaggio.
il 28 giugno 1914 a Sarajevo venne ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono imperiale austro-ungarico. Questo fatto scatenò tensioni politiche da anni presenti in Europa. Un mese dopo l'Austria dichiarò guerra alla Serbia. In pochi giorni il conflitto coinvolse anche la Germania, alleata dell'Austria, contro le potenze della Triplice Intesa, Francia, Gran Bretagna e Russia. Era iniziata la Grande Guerra, o Prima Guerra Mondiale, che vide il coinvolgimento di quasi tutti gli stati del mondo. La guerra terminerà nel novembre del 1918 con la sconfitta degli imperi centrali. Rimasero sul campo più di 8 milioni di soldati morti, senza contare i civili e le decine di milioni di feriti. Il Regno d'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria il 24 maggio 1915. Il fronte del conflitto attraversava le Alpi orientali, dallo Stelvio fino al Carso. Proprio per la conformazione geografica del teatro di guerra, che arrivava fino a 3.500 metri di altezza, vennero fortemente impiegati gli alpini. La resa dell'Austria venne firmata il 3 novembre 1918 ed entrò in vigore il giorno successivo. L'Italia aveva perso 600.000 soldati e aveva 1 milione di feriti. Carlo Emilio Gadda, diario di guerra. 27 giugno 1917. Nella notte del 25 il nemico lanciò i soliti razzi e fece un intenso fuoco di fucileria. Il mattino, mentre scrivevo, le nostre pattuglie erano giunte sulle trincee nemiche che erano apparse sgombre. Il nemico, costretto dalla nostra pressione, si era ritirato. Nel pomeriggio un violento fuoco d'artiglieria. Io mi rifugiai per ripararmi dalle schegge che piovevano in modo impressionante nella fossa ricovero da noi scavata. Ma anche qui dentro arrivarono sassi e schegge. Erano momenti terribili. Ai primi due colpi non perdetti il sangue freddo e l'ilarità, ma quando vidi che la cosa continuava, mi prese l'angoscia, pur mantenendomi in buono stato e lucido di testa e pronto a qualunque occorrenza di soccorso o d'azione. Venne la sera e l'ordine di avanzare. Qualche colpo pioveva nella valle. Mi aspettavo per la giornata un fuoco tremendo e invece la giornata fu relativamente calma. Dormii parecchio fino a che un violento temporale, scatenatosi verso la metà del pomeriggio, non ci inzaccherò di fango penetrando nel buio ricovero. La notte tra ieri e oggi ebbi molto freddo perché ero bagnato e il tempo, rasserenandosi, scese a una temperatura bassa. Ieri sera dalla cresta vidi ardere dei paesi nella conca d'Asiago, forse Asiago stesso. La nostra avanzata fin qui fu contristata dallo spettacolo delle orrende lacerazioni del monte e della foresta, dalla vista di numerosi cadaveri in putrefazione, verdi, cerei, neri, paonazzi. Lettera testamento del tenente Adolfo Ferrero, torinese, classe 1897, arruolato nel 3° reggimento alpini, battaglione Valdora, morto il 19 giugno 1917 sul monte Ortigara. E insignito della medaglia d'argento al valor militare. Cari genitori, scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se non dedicassi a voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica. No, non è retorica quello che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole. Sento le mie ore contate. Fra 5 ore qui sarà l'inferno. Tremerà la terra, s'oscurerà il cielo. Una densa caligine coprirà ogni cosa. E rombi, e tuoni, e boati risuoneranno fra questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo odo in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso, piove. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma voi ve le immaginate? Vi amo, vi amo, vi amo tutti, tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere, ma non posso. Il mio cieco destino non vuole. Penso in queste ultime ore di calma apparente a te, papà,
a te, mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore. Addio, che devo dire? Mi manca la parola, un cozzare di idee, una ridda di lieti, tristi fantasie, un presentimento atroce, mi tolgono l'espressione. No, no, non è paura, io non ho paura. Mi sento soltanto commosso pensando a voi, a quanto lascio, ma so dimostrarmi dinanzi ai miei soldati calmo e sorridente. Quando riceverete questo scritto, non piangete, siate forti, come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto per la patria non è mai morto. Il mio nome resti scolpito indelebilmente nell'animo dei miei fratelli. Oh, genitori, parlate fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi. Parlate ai miei fratelli di me, morto a 20 anni, per la patria. Parlate loro di me, sforzatevi a risvegliare in loro il ricordo di me. Mi è doloroso il pensiero di venire dimenticato. Fra 10, 20 anni forse non sapranno nemmeno più di avermi avuto come fratello. A voi, babbo e mamma, un bacio soltanto che vi dica tutto il mio affetto. Siate buoni e il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza, è poca cosa. Voglio però che sia da voi gelosamente conservata. Vi lascio il mio affetto immenso. Tenente Adolfo Ferrero. Il capitano
Emilio Luzzu. Addossati al cespuglio, il caporale e io rimanemmo in agguato tutta la notte, senza riuscire a distinguere segni di vita nella trincea nemica. Ma l'alba ci compensò dell'attesa. Prima fu un muoversi confuso di qualche ombra nei camminamenti, indi, in trincea, apparvero dei soldati con delle marmitte. Era certo la corvée del caffè. Mai avevo visto uno spettacolo uguale. Ora erano là, gli austriaci, vicini, quasi a contatto, tranquilli, come i passanti su un marciapiede di città. Quelle trincee che pure noi avevamo attaccato tante volte inutilmente, ora si mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico, gli austriaci, ecco il nemico ed ecco gli austriaci, uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo dietro di noi. In quell'ora stessa i nostri stessi compagni. Comparve un ufficiale. Aveva scarpe e gambali di cuoio giallo e l'uniforme appariva nuovissima. Era giovanissimo e il biondo dei capelli lo faceva apparire ancora più giovane. Sembrava non dovesse avere neppure 18 anni. Ero come in un poligono e mi potevo prendere tutte le comodità per puntare. Poggiai bene i gomiti a terra e cominciai a puntare. L'ufficiale austriaco accese una sigaretta. Ora egli fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso fra lui e me. Appena ne vidi il fumo, anch'io sentii il bisogno di fumare. Questo mio desiderio mi fece pensare che anche io avevo delle sigarette. Fu un attimo. Il mio atto del puntare, che era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo e che puntavo contro qualcuno. L'indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Pensavo, ero obbligato a pensare. La guerra era per me una dura necessità, terribile, certo, ma alla quale ubbidivo, come una delle tante necessità ingrate ma inevitabili della vita. Pertanto facevo la guerra e avevo già preso parte a tanti combattimenti. Che io tirassi contro un ufficiale nemico era quindi un fatto logico. No, non vi era dubbio, io avevo il dovere di tirare e intanto non tiravo. Avevo di fronte un ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo potevo sbagliare. Avrei potuto sparare 1000 colpi a quella distanza senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto, egli sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Avevo il fucile poggiato per terra, infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al mio fianco. Gli porsi il calcio del fucile e gli dissi a fior di labbra, sai, così, un uomo solo, io non sparo. Tu vuoi sparare? Il caporale prese il calcio del fucile e mi rispose, ah no, neppure io. Neppure io. Giuseppe Ungaretti. 15 luglio 1916. Di che reggimento siete? Fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli! Mio forte compagno Piero Mancini. E perché non hai voluto arrenderti? E perché per me hai voluto morire come mio padre? La casa era serena e fedele come l'amavi, e Gioietta ansiosa a interrogar tutto il giorno con la sua vocina, ma dov'è? Ma chi ha scritto che è prigioniero o ferito? Tu dicevi, sta fermo e non temere. Ora io sto fermo, ma tu sei caduto. Nella gloria sei passato, o compagno che mi avevi creduto, amato, e hai detto quando mi hai lasciato, tu non dovevi venire, ma non temere Piero, perché torniamo? Perché hai detto torniamo, se avevi il viso che non può tornare? Ora, io che sono restato mi sento chiamare, inginocchiato, vicino alla chiesa, solo della voce eri amato, con la voce ti sei battuto, o compagno, amato,
Ma perché hai detto torniamo se avevi il viso che non può tornare? Ora io che sono restato mi sento tanto chiamare. Clemente Rebora. Oh, ferito, laggiù nel valloncello! Tanto invocasti, se tre compagni interi cadder per te che quasi più non eri. Tra melma e sangue, tronco senza gambe, è il tuo lamento ancora. Pietà di noi rimasti a rantolarci e non ha fine l'ora. Affretta l'agonia, tu puoi finire, e conforto ti sia nella demenza che non sa impazzire mentre sosta il momento, il sonno sul cervello. Lasciaci in silenzio. Grazie, fratello. Pietro Jaillet, prima eravamo padri, fratelli e mariti, e ora siamo soltanto soldati. Prima avevamo i nostri mestieri, e ora scordiamo tutto e siamo soltanto militari. E così prima eravamo veneti, abruzzesi, piemontesi, e ora siamo rimasti soltanto italiani. Questo vestito uguale vuol dire che chiunque lo veste è mio fratello e mi deve aiuto e virtù, come io debbo a lui. Fuori di questo segno non ce n'è un altro che possa farci impressione. Per questo, tra noi altri, ci salutiamo. Dunque non siamo neanche più uomini, ora, ma tutti soldati, e non abbiamo più paese, ma tutta la patria che ci ha chiamati. E così sia, alpini italiani. Giuseppe Ungaretti. 23 dicembre 1915.
sera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani, nel silenzio ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. 16 agosto 1916. In agguato in queste budella di macerie, ore e ore ho strascicato la mia carcassa, usata dal fango come una suola o come un seme di spinalba. Ungaretti, uomo di pena, ti basta un'illusione per farti coraggio. Un riflettore di là mette un mare nella nebbia. 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Luglio 1918. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie come d'autunno sugli alberi le foglie si sta sugli alberi come le foglie sugli alberi d'autunno si sta come d'autunno sugli alberi le foglie si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Thank you.
Il 1 settembre 1939 la Germania nazista invadeva la Polonia. Cominciava così la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia fascista entrò nel conflitto il 10 giugno 1940. Subito gli alpini vennero impiegati sul fronte francese in un attacco alla Francia già sconfitta e successivamente in Albania in un'azione offensiva contro la Grecia che durò tutto l'inverno fino all'aprile del 1941. Mario Rigoni Stern. Giungemmo a Brindisi. Ci fecero camminare lontano per accamparci sotto gli ulivi. Forse la nostra nave non era ancora pronta. Dopo un giorno ritornammo al porto. Ci fu un attacco aereo mentre stavamo imbarcandoci. La motonave Italia procedeva a zigzag sotto la scorta di due cacciatorpediniere. Noi ci eravamo ammassati in coperta con la testa sullo zaino e il telo da tenda tirato sopra perché pioveva. Il mare era burrascoso e nero. Arrivò un allarme sommergibili e i marinai passarono a dirci: «Levatevi gli scarponi, le giberne e la giubba!» Tra di noi erano pochi quelli che sapevano nuotare. Il pomeriggio del giorno 14 sbarcammo a Durazzo, attraversando una lunga passerella che traballava sotto il nostro peso e con sospiro posammo i piedi su una terra medioevale. Fu in quei giorni che gli alpini della Julia, i fanti e i bersaglieri si ritrovarono a camminare per terreni sconosciuti. Terreni sconosciuti. Su mulattiere e strade diventate torrenti di fango. Strade diventate torrenti di fango. E più si addentravano in territorio greco, più avevano difficoltà a reperire rifornimenti di viveri e di munizioni, a sgomberare i feriti e gli ammalati. Feriti e ammalati. I soldati greci, nel medesimo ambiente fisico, lottavano con spirito antico per difendere la loro terra. Per difendere la loro terra. Lettera dell'alpino Andrea Berra, combattente sul fronte greco-albanese e russo, disperso in Russia. Albania, 23 aprile 1941. Carissimo cugino, a descriverti tutte le cose che vorrei dirti su questa carta non mi è possibile. Perché nessuno al mondo potrà comprendere quali fatiche e sacrifici noi alpini abbiamo dovuto sopportare. Eppure abbiamo resistito seguendo il nostro motto: di qui non si passa e si va oltre. Come già avrai saputo, la nostra divisione viene chiamata da noi la motorizzata a piedi, perché è ormai un mese che siamo in marcia senza fermarsi. Dopo un ultimo attacco ai greci siamo subito stati chiamati sul fronte jugoslavo, dove avevano bisogno di alpini. Marciamo sempre a piedi. E così ci costarono ben 8 giorni di marce, marce che duravano intere giornate con lo zaino sulle spalle. Marce. E per di più una cassetta di munizioni che pesa 20 kg. Marce che duravano intere giornate. Pensa quanta fatica. E anche là abbiamo sbaragliato il nemico. Queste furono giornate belle, ma anche dolorose. Noi alpini sulle vette in mezzo alla tormenta passammo delle ore molto tristi. La neve cadeva. La neve. A larghe falde, la tormenta. La neve. Fischiava e le pallottole. La neve, tormenta, fischiava. Le pallottole fischiavano. Io e tre miei compagni eravamo intenti a sparare con la mitragliatrice. Una pallottola cominciò a colpire il nostro tenente alla coscia. Altre foravano la mantella al mio compagno. Io allora cominciai a mettere la testa dietro un sasso mentre arrivava lì vicino il nostro maggiore. E mentre osservava le posizioni nemiche ci diceva: «Fatevi coraggio, che il nemico è ormai in fuga!» Ma una pallottola, forse l'ultima sparata dal nemico. L'ultima sparata dal nemico. Lo colpiva al petto e cadeva addosso a me. Allora io e il mio compagno l'abbiamo trascinato come abbiamo potuto. Trascinato come abbiamo potuto. Per alcuni metri nella neve. Nella neve. Ma prima che arrivasse il dottore, moriva. E moriva. Questo era un uomo molto buono e sarà rimpianto da tutti gli alpini, perché era per noi un padre di famiglia. Padre di famiglia. Mario Rigoni Stern. Quando è notte arrivano i muli, ma sono pochi e non una colonna. E non hanno viveri o bevande forti, ma rotoli di reticolati e casse di munizioni.
conducenti sono tutti coperti di fango. Tutti coperti di fango. Dalle scarpe alla testa. Dalle scarpe alla testa. Solamente dagli occhi e dalla voce si capisce che sono uomini. Uomini. E non strani animali. Uomini e non strani animali. Parlano poco. Nemmeno hanno la forza di bestemmiare. I muli sono ricoperti di fango. Fango. Come loro. Fango. Pelo e fango. Pelo e fango. Fanno unico strato. Fango. Soffiano dalle froge vapore bianco, le orecchie abbassate dondolano al passo come i basti sulle groppe magre. Ogni tanto inciampano nelle radici e scivolano nel fango. Fango. Inginocchiandosi. Fango. Allora uno strappa la cavezza e una parola di pietà o di rabbia li fa rialzare in piedi e proseguire. Li fa rialzare in piedi e proseguire. Sono in cerca di noi da 4 giorni. Quando arrivano al comando facciamo le ripartizioni dei reticolati e delle munizioni. Ma sui muli noi si aspettava che arrivassero pagnotte o qualcosa da poter cucinare e finalmente scaldarci lo stomaco. Il colonnello decide di far ammazzare 2 muli. Ammazzare 2 muli? Per battaglione. I conducenti che hanno sentito l'ordine tentano di sparire nella notte giù per la valle. Giù per la valle. Una squadra corre a fermarli. Una squadra corre a fermarli. Ora accompagnati da noi 4 destinati salgono le montagne coperte di neve, ognuno tirandosi dietro il proprio mulo. Ognuno tirandosi dietro il proprio mulo. Condannato a morire. Condannato a morire. Per sfamare gli alpini. Per sfamare gli alpini. Da una piccola valle si alzarono in volo alcuni corvi e il loro gracchiare era l'annuncio che ero stato scoperto. Guardando tra i sassi calcinati della conca mi apparvero delle cose più scure. Mi sembravano uomini, uomini sdraiati in posizioni bizzarre, ma erano immobili. Mi avvicinai strisciando e quando fui vicino vidi che erano soldati. Soldati morti in combattimento, soldati italiani e greci. All'ingiro erano sparsi fucili, zaini, buffetterie, munizioni, elmetti, uomini. Forse era venuto in novembre e dicembre durante la nostra ritirata, poi la neve aveva coperto tutto. Ora la primavera li riportava al sole. Mi sentivo smarrito in quell'aria grave e non avevo il coraggio di fissare a lungo quei volti sfatti, quei volti senza occhi. Mi sembrava anche di essere l'unico uomo vivente su montagne devastate. Non sapevo cosa fare, non sapevo dove andare. I corvi stridevano sopra il mio capo e ogni tanto si abbassavano con le ali ferme e poi risalivano remigando l'aria. E il rumore del volo e il loro grido era perché me ne andassi in fretta dal loro pasto. Liberati, bandiera
nell'estate del 1941 venne inviato in Russia il corpo di spedizione italiano con lo scopo di affiancare l'esercito tedesco nell'avanzata in territorio sovietico. L'anno successivo il numero dei militari italiani venne incrementato e venne formata l'Armir, armata italiana in Russia. Nel dicembre del 1942 i russi contrattaccarono e venne dato l'ordine di ripiegamento ad alcuni reparti, ma non agli alpini. Ai primi di gennaio i sovietici sfondarono il fronte, chiudendo gli italiani in una sacca. Si trattava delle divisioni alpine Tridentina, Iulia e Cunense, insieme alla divisione di fanteria Vicenza. Queste divisioni presidiavano la linea sul fiume Don. Per uscire dalla sacca, per 10 giorni, gli alpini e i fanti marciarono in condizioni estreme, a 30 gradi sotto zero, nella neve, senza cibo, sottoposti agli attacchi nemici, fino a rompere l'accerchiamento russo a Nikolaevka, il 26 gennaio 1943, dopo 150 chilometri di cammino. Dovettero poi camminare ancora per centinaia di chilometri prima di arrivare alle tradotte italiane. Di 230.000 militari italiani, più di 100.000 non tornarono alle proprie case. Gli alpini sul Don erano 60.000. Poco più di 13.000 tornarono a Baita. Lettera del sergente Francesco Tortone. Fronte del Don, 1 gennaio 1943. Sai, cara moglie, che stiamo passando un periodo non tanto bello. I russi tentano da tutte le parti di farci ripiegare e perciò c'è dei combattimenti grandiosi. Il freddo ha già raggiunto i 35 gradi sotto zero. Speriamo che quest'anno finisca tutto. Preghiamo di cuore il Signore che ci metta la sua santa mano a tutto e ci ridia la pace fra i popoli che tanto desideriamo. Abbiamo combattuto 3 giorni distesi sulla neve a 30 gradi e abbiamo resistito quasi tutti e abbiamo avuto gli elogi perfino dai tedeschi. Lettera dell'alpino Luigi Giuliano, disperso in Russia. Qui sempre gli stessi pasticci, impiastrati di fango. Abbiamo lavoro a far asciugare i panni, a lavare, a far bollire. Grazie a Dio finora nessun uomo ha dovuto soccombere, mentre i muli sono morti mezzi. A titolo di informazione del nostro attaccamento ai muli, vi dico che l'altro giorno è morta Barga, la mula, che vantava di essere la più terribile delle batterie. Quando l'abbiamo vista giacere prima che fosse morta, ognuno di noi le toccò la coda, la accarezzò, la stessa coda che prima nessuno aveva mai toccato se non per imbastarla. Poi, quando fu la volta di sotterrarla, come un senso di commiserazione ci invase l'animo, quasi ne soffrimmo. E così, ad ogni mulo che muore, è un dispiacere per noi, poiché ad essi dobbiamo tanto per le innumerevoli volte che ci hanno salvato la vita, per le volte che hanno estremato le loro forze per rifornirci di viveri. E dimentichiamo allora le volte che abbiamo sbrazzarli o per frenarli, per correggerli, le volte che volevano come i bambini fare i capricci. Ed è con generosità che ne abbiamo perdonati. Mario Rigoni Stern. E fu in quella notte, durante una breve sosta, che Romedio si accorse di una cosa scura che stava coprendosi dalla neve. Si avvicinò. Era un uomo. Era un uomo, un alpino. Senza levarsi i guanti, gli ripulì il viso dalla neve. E quello emise un sospiro. Lo liberò dalla neve. Lo tirò su, prendendolo per le braccia. Lo trascinò verso la slitta. Alzò il telo. Buttò fuori una cassa della fureria e lo adagiò lì sotto. Questo fu il primo che caricò sulla slitta. Altri ne raccolse nello stesso giorno, quando ripresero la marcia e per far posto buttò dalla slitta la macchina per scrivere le rimanenti casse di fureria. Quando qualche sbandato cercava di salire sulla slitta, con forza e decisione Romedio gli imponeva di scendere. La Brenta aveva il suo carico da tirare e lui la responsabilità di condurla.
Non si sapeva più da quanti giorni si andava così. Si andava così, come naufraghi in un mare di neve. La mula Brenta tirava sempre con grande impegno il suo carico, ma ora era dimagrita persino lei e il pelo era arruffato e sempre coperto di brina. Se c'era una salita da affrontare o la neve alta, Romedio dava due mani alla sua Brenta e, spingendo o tirando, le parlava con dolcezza. Dai, da brava, dai Brenta, dai, da brava che ce la facciamo, dai, dai Brenta che ce la facciamo. Un giorno, lungo una strada che attraversava un villaggio, c'era una colonna di autocarri in attesa. Erano i nostri ufficiali. Levò il telo, la paglia, le coperte sporche di sangue ed altro. Un capitano guardò stupito e incredulo. Ma come hai fatto a portare così tanti feriti fuori dalla sacca? È stata lei, la mia Brenta, a farlo. È stata lei, è tanto brava, vero? Giulio Vedeschi. Sulla neve di Russia la colonna avanzava ininterrottamente puntando all'ovest, dolorando per 100.000 membra, ma instancabile, infrenabile nell'intero corpo in movimento. Abbandonava sulla neve i relitti, procedendo senza tregua, ed erano ormai corpi vivi che si reclinavano sulla neve, corpi di uomini che si abbattevano di schianto, appoggiavano il ginocchio, incapaci a sollevarlo, e si chinavano quindi in giù, sempre più in giù, con le braccia che affondavano fino al polso, poi fino al gomito, tirate giù, giù dal demone della neve. L'uomo in ginocchio s'afflosciava lentamente, vinto dal richiamo irresistibile, tentato dal sogno di riposo. Un minuto solo per poi riprendere con forze nuove. Un minuto così, prono sulla neve morbida, giù anche col ventre e poi col torace. La neve è morbida come un materasso e non è neppure fredda. Si può appoggiarvi perfino la guancia e la fronte senza danno, pare un cuscino la neve. Per un minuto solo ci si può stare sulla neve. I compagni poi si possono raggiungere in fretta dopo il riposo, questo buon riposo sulla neve. La neve è un cuscino. Non c'è freddo né fame né stanchezza, soltanto neve, solo neve, solo sonno, un po' di sonno, un po' di sonno. Sulla neve. Annuto Revelli, anche i più disperati sperano, con i piedi in cancrena, con gli occhi chiusi nel congelamento, con pallottole, schegge nelle gambe e nei fianchi, vanno avanti, piegati in due, le braccia penzoloni, trascinandosi sulla neve, cadendo, rialzandosi. Vanno avanti, perché sperano nella linea tedesca. Ah, qui dove tutto è morte, dove basta un niente, una distorsione a un piede, e ci si ferma per sempre. Il desiderio di vivere è immenso. Il desiderio di vivere è immenso. Camminare vuol dire essere ancora vivi. Fermarsi vuol dire morire. Fermarsi vuol dire morire. A migliaia sono stesi lungo la pista gli sfiniti, i dissanguati. Siamo partiti da voi, siamo passati.
Sempre